Un pizzico di fortuna in più per l'Inter, che ritrova anche i gol di Klinsmann. Un errore di troppo per l'Ascoli, che contro avversari così nobili, anche se per la verità un po' decaduti, non può certo permettersi il lusso di sbagliare un calcio di rigore. L'Inter si presenta spavaldi e aggressiva, con un centrocampo tutto votato all'offensiva, con insieme Berti, Desideri, Bianchi, Orlando e Matteus, che giostrano molto avanzati. Dietro, alle spalle di tutti, un Breme in veste di libero con licenza di sganciarsi. Insomma, un atteggiamento tattico spregiudicato, che riesce sì a costruire un paio di opportunità, ma finisce con l'essere punito quando scatta il contropiede a Scolano. Perfetta sovrapposizione sulla zona di sinistra di Pergolizzi, cross preciso per Birov, che dà ai suoi un grosso dispiacere. L'Inter sembra incredula, ma non muta atteggiamento. Lorieri deve tamponare su Ciocci e Ferri, ma la lezione non è servita ai nerazzurri, che continuano a prestare il fianco, quello destro dello schieramento difensivo, al contropiede marchigiano. E Pezzella fa finta di niente quando Ferri affossa ancora Birov in piena area. Quando sembra che l'Inter contro quest'Ascoli non riesca più a trovare spazi utili, Bianchi inventa un buon pallone per Klinsmann, che evita un paio di bianconeri con un eccellente controllo aereo e pareggia. La partita cambia, non tanto perché l'Inter ha raggiunto l'1-1, quanto perché Berti si infortuna e viene sostituito da Montanari, che agisce in zona molto più arretrata e si fa apprezzare in fase di interdizione, e Aloisi lascia il posto a Mancini, che toglie spazio a Klinsmann. Tutto dunque sembra ancora più bloccato di prima, ma è destino che le emozioni non manchino. In apertura di ripresa, Zaini approfitta di uno svarione di Montanari e Orlando e quest'ultimo gli frana addosso. È indiscutibile rigore che l'arbitro concede ed è anche il primo della stagione per l'Ascoli. La sorpresa è tanta per i bianconeri che Verwoerd pensa bene di telefonarlo a Zenga, al quale non par vero respingere con un piede. E di fronte a tanta generosità, l'Inter non ricambia. Pizzi, che aveva preso il posto di Ciocci, si fa vedere da Breme impegnato in uno dei suoi frequenti, forse anche troppo, sganciamenti. Tira su Lorieri, che respinge proprio su Klinsmann, che senza neppure rendersi conto segna il decisivo 2-1. Il resto non ha storia. I neroazzurri denunciano qualche limite di tenuta. L'Ascoli ha speso troppo e nel generoso forcing finale non crea nulla di buono. Anzi, rischia un'ulteriore beffa. Questa partita prendiamola proprio con i due punti e poi vediamo piano piano di sistemare se è possibile qualche cosa, questo è chiaro. Però nel calcio ci stanno anche questi tipi di partite. Diciamo che è un... per noi molto bello in questo senso, cioè che magari altre volte facevamo meglio e non riuscivamo a vincere. Oggi abbiamo fatto magari meno bene e abbiamo vinto. A me dispiace tantissimo, anche perché i risultati domenica dopo domenica possono anche arrivare, visto l'andamento del gioco in campo. E questo dispiace doppiamente, perché insomma qualche punto in più sicuramente lo avremmo non solo meritato, ma era tranquillamente alla nostra portata. Ecco, il rammarico è proprio questo.